Questo è un progetto che vede coinvolta un pool di esperti professionisti in architettura e ingegneria all'Università di Palermo e nasce qualche anno fa. È un progetto che viene 3 anni fa finanziato dal Ministero Infrastrutture e dal Ministero dei Beni Culturali e affidata naturalmente al Provveditorato dei Lavori Pubblici Sicilia e Calabria. Il progetto prevede il restauro e la conservazione del tetto della cattedrale in quasi tutte le sue parti, proprio perché questo tetto ha un problema di degrado e di infiltrazioni che stanno compromettendo la struttura stessa. Oggi avremo possibilità attraverso questo evento di presentazione istituzionale e parlare di questa grande operazione di restauro e di recupero è l'opportunità proprio per raccontare quello che è accaduto e quello che accadrà attraverso questo libro scientifico ma anche artistico, Divino Tempio, quello che nei prossimi giorni sarà un progetto attuativo. Il libro è soltanto un segno di quello che si vuole fare. E noi ci auguriamo che la festa e la gioia che abbiamo oggi nel presentare questo libro che prepara i lavori possiamo ripeterla a conclusione dei lavori, perché siano fatti bene per come è fatto bene il libro. Interverremo su una porzione del tetto, sulle cupolette, sugli interni, è un primo step di tanti altri interventi che andranno fatti sul monumento. Come dimostra la vicenda di Notre Dame, i tetti delle cattedrali sono delle aree delicatissime, zone delicate dei nostri monumenti e quindi sono da sottoporre alle misure di consolidamento, di pulizia, di intervento volto a prevenire danni e pregiudizi in termini prioritari. Bene ha fatto l'amministrazione statale, perché le risorse di 2 milioni di euro sono di investimento dello Stato e attraverso il Provveditorato delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria a effettuare questo tipo di intervento. La presenza dei due ministeri oggi è un segnale di attenzione a Palermo. Certo, questo è un intervento importante, molto importante, perché c'è il cuore della nostra città, ma auspichiamo che il Ministero delle Infrastrutture soprattutto rivolga verso la Sicilia un'attenzione adeguata al bisogno di viabilità, al bisogno di mobilità dei siciliani, perché la situazione delle nostre infrastrutture è veramente preoccupante e ci vogliono risorse significative alle quali deve collaborare il Governo nazionale.